Buongiorno e bentrovati. Oggi, 7 maggio, ricordiamo Santa Rosa Venerini. Ascoltiamo la sua storia. Rosa nasce a Viterbo il 9 febbraio del 1656 da genitori benestanti. Ventenne ebbe la difficoltà di capire quale fosse la sua vocazione. Avrebbe potuto scegliere tra la vita matrimoniale o il monastero, ma queste scelte non le appartenevano. Anche se da anni faceva voto di castità per il convento, non si sentiva portata. Lei sapeva che il bene bisogna farlo bene, ma non sapeva ancora come incanalarlo. Per consiglio del padre, fece un periodo di prova nel convento domenicano della sua città, dove già c'era sua zia. Ma la morte improvvisa del padre la costrinse a tornare a casa. Non vorrà ritornare in convento perché la vita contemplativa non era per lei. Dal 1677 al 1680 subisce gravi lutti e, rimanendo in casa col fratello Orazio, incominciava a porsi la domanda su che cosa fare della sua vita. Ad aprirle nuovi orizzonti fu il suo confessore, che le consigliò di radunare in casa sua le donne e le ragazze del vicinato per la recita del Santo Rosario. Affittando una casa e con l'aiuto di due amiche e il sostegno di una benefattrice, inaugurò la sua prima vera scuola per bambine e adolescenti. Una parte del clero si opponeva alla sua opera perché vista come concorrenza al catechismo parrocchiale. Rosa non si lasciò intimidire e il numero delle sue maestre pie crebbe. Aprì una scuola anche a Roma, dove il 24 ottobre 1716 venne a controllare i suoi metodi di insegnamento Papa Clemente XI. Andrà via dicendo: «Signora Rosa, con queste scuole voi ci santificherete Roma». Nonostante il consenso del pontefice, Rosa continuerà ad avere difficoltà, incomprensioni e ostilità che accettava, inchiodata alla volontà di Dio. Rosa Venerini era convinta che la famiglia poteva trovare giovamento solo attraverso il riscatto della donna dalla povertà culturale in cui era confinata. Morì a Roma il 7 maggio del 1728 e venne proclamata beata da Pio XII nel 1952 e canonizzata da Benedetto XVI il 15 ottobre del 2006. Santa Rosa, come tante ragazze anche del nostro tempo, era arrivata a un punto nella sua vita in cui non capiva più che cosa fosse giusto fare o che cosa fosse meglio per lei. Arrivata all'età di 20 anni, non aveva ancora chiaro che cosa la facesse effettivamente felice, ma comunque sapeva che né il matrimonio né eventualmente la vita in convento l'avrebbero resa contenta e resa piena della sua vita. Allora attende ancora, cerca, ed è proprio il suo confessore a dargli il consiglio giusto. Accogli in casa tua delle altre ragazze, iniziate a pregare il rosario. Ed è qui che Santa Rosa si accorge di una povertà nella sua società, proprio riguardante le donne, che culturalmente non erano adeguatamente servite. Non erano adeguatamente accompagnate e questa era una grande, grande povertà. Tant'è che lei inizierà quindi a fargli conoscere tante cose, sia dal punto di vista della cultura, ma anche dal punto di vista catechetico della fede. E c'è una forza che inizia piano piano a generarsi. Non sono mancate le difficoltà, ma sono state tutte superate con l'aiuto anche dello Spirito Santo. Allora a Santa Rosa vogliamo affidare tutte le donne che nel mondo stanno ancora vivendo questo tipo di povertà, quelle di essere emarginate e questa emarginazione inizia anche dal fatto che non abbiano accesso alla cultura così come meritano. Allora preghiamo per tutte queste donne e per tutte le donne che fanno fatica a poter trovare un posto, il posto che gli spetta nella società e che magari sono un po' confuse
confuse come lo era Santa Rosa. Ecco, questo non è il segno che qualcosa non va nella nostra vita, ma forse il segno che stiamo cercando qualcosa di veramente, veramente grande e bello. Santa Rosa prega per noi.